Andrea Bongiovanni, tecnico dell'Atletico Racconigi. Allora, mister, sale su una panchina della quale è già stato collaboratore dopo una stagione direi ottima l'anno Ottimo. scorso. Cosa ci si può aspettare da questa entrante? Da questa entrante fare meglio dell'anno scorso sarebbe bello. Farlo effettivamente non so se sarà possibile, anche perché abbiamo dovuto cambiare qualche giocatore, qualcuno è andato ad altre società, abbiamo preso giocatori nuovi, giovani nuovi. Per me è anche la prima esperienza su una panchina e quindi c'è un po' di tensione da parte mia, però comunque è un gruppo che conosco, che ha dato una mano al mister dell'anno scorso e spero che mi diano anche una mano a me quest'anno. Quali possono essere gli obiettivi di questa società così rinnovata? Ma gli obiettivi è sicuramente far bene in ogni caso, poi cosa viene in più dell'anno scorso meglio, però puntare almeno al quinto posto si prova a fare, poi cosa succede tutto di più o di meno non si sa, quello è il calcio, è una cosa strana. Girone comunque non semplice, chi vede come favorito per la vittoria? Villalpérosa sicuramente ha fatto una bella squadra. Il Pinasca anche l'anno scorso si è già piazzato bene perché ci ha battuto sia noi che i cugini nei playoff andando avanti. Poi altre squadre non conoscendo ancora i nuovi innesti da parte delle altre società, non sappiamo ancora, è tutto un po' da vedere. Ha parlato anche dei cugini del Racconigi, per loro che campionato pensa che possono fare? Ma io, beh, un in bocca al lupo anche a loro, poi non si sa, spero che facciano anche bene loro, magari incontrarci di nuovo ai playoff come 2 anni fa e fare bene, comunque un in bocca al lupo.